Invece Alessandro Del Piero, che è in studio anche lui, che emozioni ti dava? Tu eri in tribuna al Bernabéu quando segnò due gol, e lo hai applaudito quel giorno. Stiamo parlando di due cose diverse. Non è vero. È un grandissimo giocatore. Del Piero è un fuoriclasse. Grazie. Questo è vero. Del Piero ci ha fatto vedere delle cose che oggi no, purtroppo si vedono di meno. Per quello le dico a Del Piero che continua a giocare, che si diverta, come se l'ho detto a Totti, come se l'ho detto a Ronaldinho. Perché dopo quando ti viene la vecchiaia e vuoi giocare il calcio, non puoi più. Mentre si possa uscire in campo a fare del tocco, della magia che faceva Del Piero, che fa Totti, che continuano a giocare per il bene del calcio.